Entra in azione oggi una task force di 30 militari inviati dal Ministero della Difesa dopo la telefonata tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e il Ministro Roberta Pinotti, uomini destinati al presidio delle aree interessate dagli incendi di questi giorni. Le unità operative vanno a integrare le 4 pattuglie già presenti sul territorio e composte complessivamente da 60 militari impegnati in operazioni di vigilanza. Gli itinerari saranno decisi d'intesa tra Prefettura, Questura, Regione e Vigili del Fuoco. Ringrazio il Ministro Pinotti per la disponibilità, dichiarato De Luca, e per il contributo alle misure di contrasto ai piromani. Risposte importanti in termini di prevenzione dunque, mentre prosegue senza sosta l'azione di spegnimento in molte aree della Campania. Focolai sono ben visibili sulle montagne del Salernitano, in particolare dell'Irno e nel Napoletano. I boschi bruciano pure nel Cilento, dove ieri i carabinieri hanno beccato nel corso di controlli del territorio un operaio idraulico forestale mentre dava alle fiamme arbusti ed erbacce vicino ad alcuni alberi ad alto fusto. Dopo aver risposto malamente ai militari, l'uomo di 56 anni è stato denunciato per tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Ad operare gli uomini della Compagnia di San Cipriano Picentino. I comuni colpiti si stanno invece attivando per la richiesta dello stato di emergenza nazionale. I sindaci dell'area vesuviana hanno minacciato la consegna delle fasce tricolore al prefetto di Napoli in occasione dell'incontro in programma giovedì prossimo e l'affitto di un elicottero a proprie spese se non ne arriveranno di altri per spegnere le fiamme. Due poliziotti intanto sono rimasti intossicati ed un terzo agente si è ferito ad una mano nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme e di allontanamento di una ventina di persone nella zona degli Astroni ad Agnano, alla periferia di Napoli. Ieri pomeriggio invece nella sede della Regione il vicepresidente Fulvio Bonavitacola ha incontrato il sottosegretario con delega a Vigili del Fuoco ed Enti Locali Giampiero Bocci, accompagnato dal direttore centrale per le risorse logistiche strumentali dei Caschi Rossi Guido Parisi e dal comandante provinciale Emanuele Franciulli. Il sottosegretario ha confermato l'impegno del governo fino al definitivo superamento dell'emergenza. È stato anche deciso un intervento speciale nelle aree ad alta incidenza di incendi rifiuti.